Bentrovati con parola al direttore, direttore Vittorio Feltri, libero, bentrovato. Un saluto a tutti. È un modo per fare il punto della situazione sulle notizie più importanti del periodo. Direi che la prima notizia da cui partiamo è quella che ci arriva il giorno successivo alle elezioni regionali in Emilia Romagna e in Calabria. Io partirei, l'ho già messa sul tavolo direttore, partirei proprio dal titolo che Libero ha dato il giorno successivo. La Lega fa il pieno ma non basta. Creperanno comunisti, ovviamente ci si riferisce al fatto che il centro-sinistra è riuscito a conquistare nuovamente la regione dell'Emilia Romagna. Lei cosa risponde a questo interrogativo, appunto? Creperanno comunisti? Ma io non dubito che creperanno comunisti perché sono tali dal, dai tempi di Stalin, quindi più di 70 anni fa. E non penso che abbiano voglia di cambiare colore, sono sempre stati rossi e continueranno a essere rossi. Hanno anche una certa organizzazione in Emilia, anche un sistema di lavoro che funziona attraverso le cooperative, eccetera, quindi. Che gli emiliani a un certo punto diventino tutti leghisti ed è assolutamente improbabile. Comunque l'affermazione della, della Lega è importante perché la quantità dei voti raccolti è notevole. Indubbiamente non mi sono stupito, anzi, ho vinto anche una scommessa con un collega che diceva che avrebbe vinto la, la Lega. Abbiamo scommesso una bottiglia di champagne e l'ho vinta perché, ma non perché io sia più, più furbo eh, di lui, è che. Conosco un po' la storia della, della regione e questa regione, essendo sempre stata rossa, rossa, resterà. Anche perché non è successo, ma se fosse accaduto il contrario, forse lì avremmo dovuto rimettere in discussione tutto il panorama politico. Sì, sarebbe stata veramente una scossa molto, molto forte anche per il Tessuto Sociale Emiliano, ma che mi ha stupito è l'eccessivo entusiasmo poi del Partito Democratico davanti ai risultati. Sembra che abbiano vinto la guerra mondiale, anzi, il Giro d'Italia, invece hanno vinto solo una tappa. Non mi sembra il caso di. Montarsi la testa, loro se la montano come tutti quelli che non ce l'hanno. Volevo proprio fare un po' la conta dei vinti e vincitori, se mai ce ne sono, mm. eh, perché potrebbero anche non esserci vinti e vincitori. Subito, eh, il giorno successivo alle elezioni mm. si parlava di una sconfitta di Matteo Salvini, quindi di una sconfitta della Lega, perché ovviamente forse in Corsio Salvini pensava di riuscire davvero a vincere queste elezioni, ma Salvini è stato sconfitto. ma, ma è normale che Salvini in campagna elettorale mostrasse i muscoli. È chiaro che quando tu sei in lotta con qualcuno non ti non ti metti a 90 gradi, anzi combatti e manifesti anche ottimismo, dici che vincerai, perché se parti con l'idea di perdere... Non va bene. Quindi Salvini è stato attaccato ferocemente anche per delle stupidaggini e la cosa stupefacente è che anche adesso che le elezioni si sono concluse continuano gli attacchi a Salvini. Salvini è diventato il mostro italiano, è l'obiettivo di tutti, lo insultano anche in modo diciamo, violento anche, la, anche la, la Meloni è stata attaccata in modo feroce e non si capisce perché, Insomma, chi, non è, chi non è rosso, chi non è progressista è considerato un idiota, un idiota da prendere a calci nel culo. Visto che siamo partiti dal titolo di lunedì, eh, del lunedì dopo le elezioni di Libero, creperanno comunisti, l'ordine dei giornalisti… Ha aperto effettivamente no? tutta una riflessione, definiamola così intorno ai titoli del suo quotidiano, direttore. Che cosa dice a suo. non a sua difesa, adesso è una parola sbagliata. Però certo. insomma, per giustificare in qualche modo no, del perché di questi titoli e perché l'ordine dei giornalisti. No, beh, intanto sui miei dovrebbe... titoli li faccio come voglio, no? Li propongo io peraltro perché sono direttore editoriale, poi c'è un direttore responsabile che decide se metterli o non metterli. In ogni caso io conosco l'ordine da, da molti anni, perché eh, per 50 anni, sono, sono iscritto all'ordine da 50 anni, quindi non è poco, ho imparato a conoscerli e mi sono accorto ben presto che l'ordine non difende i giornalisti ma li attacca. Li attacca per motivi politici. Eh, faccio un esempio che secondo me eh, è decisivo. Noi abbiamo fatto un titolo un paio d'anni fa, quando la Raggi eh, vinse. A Roma. Diventò, sindaco, Diventò di Roma. sindaco di Roma e poi ebbe subito delle polemiche, dei problemi: c'era eh, gente da cacciare, gente da prendere. E noi facemmo un titolo patata bollente, che è un significato ben preciso. Significa questione scottante. Questo lo Però la malizia del, dell'ordine e, eh, e non solo dell'ordine consiste nel fatto che gli mm, si dà un'interpretazione sessista. Benissimo, ottimo. 15 giorni fa Italia Oggi, che è un bellissimo giornale diretto da un grande direttore, Magnaschi, <coughs> ha fatto un titolo analogo, cioè identico, riferendosi al, al ministro de, dell'istruzione che mi pare si chiami Fioravanti o, o Fioramonti. Fioramonti. Ecco, Fioramonti, virgola, patata bollente. Non è successo niente, un titolo così non è successo niente, ma c'è un motivo, perché eh, Fiora, Fiora Monti è un maschio, mentre invece la, la Raggi, fino alla prova contraria, è una femmina. Allora, a, a una femmina non puoi dire patata bollente, a un maschio puoi dire patata bollente, ma che senso ha? Che, che logica applicano nel giudicare, quindi io non mi difendo, c'è poco da difendersi. Io vorrei attaccare, io se, se fosse possibile, è chiaro che è una metafora eccessiva, ma se potessi dare fuoco anche alla sede dell'ordine, lo farei volentieri perché è un ente inutile, anzi dannoso. Ormai anche l'informazione proprio perché eh, c'è sempre la politica di mezzo a due pesi, due misure. Guardi, le, le do un altro, un, altra, un altro spunto, se vogliamo, anche se credo che, che l'abbia pensato immediatamente. Abbiamo parlato di Salvini, del fatto che insomma, sembra un po' il capo espiatorio di tutto. Sì. Eh, C'è stato un titolo di un altro quotidiano che, che recitava, ecco, che recitava eh, Cancelliamo Salvini. Insomma, che Salvini sì. Cancellare Salvini. Cancellare, esattamente. Sì, sì. Ecco, anche su questo no, però no, non le, si è detto le, nulla. Come le, mai? Le, dico, le rispondo così: se io avessi fatto cancellare la Segre, cosa sarebbe successo? Beh, non in non ho la sfera di cristallo, però sicuramente credo che insomma, in qualche modo qualcuno sarebbe venuto a suonarle. No, no, mi impiccavano. Scherziamo. Invece, sa perché, siccome Repubblica, il giornale della Sinistra, parliamoci chiaro, allora può dire queste cose e nessuno fa una piega. Eh, Questo è scandaloso, mi rendo conto, ma è scontato conosco i miei polli e quindi non mi stupisco. A proposito di suonare, i giorni precedenti alle elezioni, Matteo Salvini si è reso protagonista dell'episodio del citofono, lo conosciamo tutti, insomma il video ha fatto il giro e tutti sanno di cosa stiamo parlando. Ecco, in questo Salvini ha sbagliato, o più in generale, Salvini i giorni prima delle elezioni, ha sbagliato qualcosa nella comunicazione. Personalmente penso che se avessi avuto una notizia, un sospetto, che in quella casa abitasse uno spacciatore, io sarei andato in questura, non sarei andato a suonare il campanello, io personalmente, però mi sembra che, che, che non sia la fine del mondo anche suonare un citofono, Lo, tutti i giornalisti quando succede qualcosa suonano i citofoni e nessuno dice niente, allora noi possiamo farlo, Salvini no, mm. mi sembra tutto così paradossale, pur di attaccare Salvini ci si... Eh, si fanno delle discussioni su, su una citofonata, che non, non mi sembra si Potrebbe una, obiettare una che Salvini, essendo un capo politico, peraltro di un partito, anzi è il capo politico anche più eh, seguito no? in questo momento, è anche più mm. votato, forse poteva evitare. Ecco, ma, è sì, un po ma questo l'ho detto subito che io non l'avrei fatto. Non è che io non l'avrei fatto. Però se lui l'ha fatto non è la fine del mondo. Insomma. Comunque non si giustifica una polemica che ormai si trascina da oltre una settimana, per amor di Dio, ha suonato un citofono, ma non è che ha minacciato o fatto niente, niente di strano, poi è verissimo che Salvini è il capo di un partito importante, ma è un cittadino come tutti gli altri, va giudicato con lo stesso metodo. Non è che esistano cittadini da impiccare e cittadini invece da assolvere. I comportamenti lei dice sono uguali per tutti: se eh, non certo. si può fare una eh. cosa, non la può fare nessuno, se si può fare una cosa, la possono fare tutti. Un, un paio di riflessioni ancora sulle elezioni, poi eh, random, altri argomenti che vorrei discutere con, con lei, direttore. Il Zingaretti, dopo la vittoria del Centosinistro in Emilia, ha ringraziato le sardine. Questo cosa mm. significa, secondo lei? C'è cioè, un Retropensiero o cosa? No, io non so che se ci sia dietro qualcosa. Mi domando però anche con inquietudine chi paga l'organizzazione delle, delle sardine. Abbiamo visto che hanno dei palchi molto importanti, anche delle attrezzature per fare i loro, i loro raduni e che qualcuno pagherà chi? Eh, non lo so. Io non dico che sia Zigaretti, però visto e considerato che li ringrazia, li ringrazia ed è che? Si è fatto prestare di soldi? Non so, non, non credo. Come dire che insomma dietro ci potrebbe essere un'organizzazione ben più... Più, più strutturata ma rispetto a che È un sospetto, che... un'ipotesi, ma non, certo, me, certo. non me la sento di spacciarla per verità. Eh. No, no, usiamo il condizionale assolutamente. Il Movimento 5 Stelle è lui il vero sconfitto, anche perché poi i giorni prima delle elezioni ci sono state anche le dimissioni di, di Luigi Di Maio. Ciao. Si sapeva okay. che i 5 Stelle erano in preoccupante declino, eh, quindi c'è stata solo una conferma. La cosa più stravagante è che adesso il, il governo... È l'unico governo al mondo che è sostenuto da un morto, perché il Movimento 5 Stelle è morto, è chiaro. Eppure, però, è al governo è mantiene, e mantiene quindi, c'è uno scollamento tra l'opinione pubblica italiana attuale e la rappresentanza governativa. La mi sembra anche paradossale. Non a caso il PD ha chiesto una rimodulazione degli equilibri interni all'esecutivo, è giusto questo e in seconda battuta se secondo lei però questo governo reggerà a, al... Quello non si può sapere, tempo. se io fossi il capo dello Stato indirei eh, nuove elezioni politiche in modo di sintonizzare eh, la maggioranza di governo con il sentire del, 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 dei, dei cittadini italiani ma senza polemica, mi sembra evidente che ormai c'è uno scollamento. Un tema che potrebbe apparire solo milanese, ma in realtà riguarda un tema di cui peraltro anche in precedenti interviste abbiamo eh, parlato io e lei, il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha deciso di predisporre il blocco del traffico, quindi stop alle auto proprio per questioni ambientali e addirittura dal 2030 ha parlato di divieto di fumo per strada, quindi all'area aperta. Cosa pensa di queste decisioni di Sala? Beh, io credo eh, di aver già risposto abbastanza esorbitamente eh, a, a Sara. Primo, Milano non è una città inquinata, è la città italiana più longeva, cioè dove l'aspettativa di vita è più lunga. Allora vuol dire che lo smog fa bene. Questo è evidente. Se a Milano si campa di più, pur, pur con lo smog, e altrove si crepa prima senza smog, cosa pensa a qualcuno dice, ma perché a Milano funziona la sanità? Ecco, lo smog si combatte anche con la sanità, non certo respirando così a cacchio e andando in giro come deficienti. Per quanto riguarda il divieto di circolazione, segnalo a Sala che anche a Roma hanno preso un provvedimento analogo, cioè la Raggi ha impedito di circolare anche alle automobili diesel Euro 6 che non inquinano, questo è stato stabilito. Infatti… Eh, fermata la circolazione, lo, lo smog di Roma, anziché diminuire, è aumentato. Poi non riesco a capire come Sala non arrivi a pensare che lo smog, è quello che c'è sempre di meno perché è calato moltissimo negli ultimi anni, è dovuto alle agli impianti di riscaldamento che non sono a norma e chi li controlla invece di rompere le balle con il fumo faccia, organizzi delle squadre che vanno a controllare le, le, le caldaie che, che emettono delle sostanze che non vanno bene mi sembrerebbe la cosa più, più normale da fare lui non lo fa se la prende con le sigarette addirittura ho letto che secondo lui col supporto di un pneumologo importante una sigaretta inquina di più di una locomotiva cioè queste assurdità però le raccontino come barzellette va bene, ma, ma se le vogliono spacciare per delle, delle verità eh, vuol dire che non stanno bene, bisogna chiamare gli infermieri. Lei ha parlato proprio di fumus persecutionis, sì. è una persecuzione quindi. Sì, perché il fumo è, stato, eh, è demonizzato, uno poi se non ha voglia di fumare non fuma, ma se uno ha voglia di fumare saranno affari suoi. Eh, responsabilità personale, ah, no? Eh, nessuno che dice frega, che non io, male, Io, ad esempio, fumo da quando avevo 14 anni, ne ho 77 quasi, e sono qui ancora a rompere le scatole. Vuol dire che tanto male non mi ha fatto, credo. Eh, altro tema, eh, beh, notizia proprio recentissima, quella sul MeToo, perché poi anche qui avevamo lasciato in sospeso mm -hmm. un po' di riflessioni. No? È uscita una notizia un po' particolare su Asi sì. Argento, che ha detto sì. che il MeToo è tutta una montatura. Allora non. No, però anch'io da donna, lo dico, vorrei capire un attimino se è tutto vero, se è una montatura perché poi eh, anche lì, visto che lei è un direttore, un giornalista spesso purtroppo le notizie sono relative invece dovrebbero essere cosa certa Sì, è verissimo però capita di, di prendere un abbaglio io credo che Asia Argento sia sempre stata tutt'altro che stupida però sull'onda delle polemiche per la sua denuncia tardiva, eccetera è chiaro che ha perso, aveva perso un po' diciamo, la, la misura, ma siccome non è stupida, è una donna intelligente, ha riflettuto e ha capito che è diventata una cosa hollywoodiana ed è vero perché eh, non credo che sia facile eh, violentare una, una, una donna. Io faccio fatica con, con una che me la dà volentieri, si figuri con una che non vuole perché poi lì bisogna esercitare anche tutti i muscoli per tenerla ferma, eccetera. io non riesco a capire, però ci sono i, i violenti e, e quella è una cosa che va combattuta, però se due si mettono d'accordo. Anche magari la donna a volte lo fa, dicono io non lo so, ma per ottenere un favore saranno affari i suoi. No? Mm. È un patto. No, no, uno allora, scambio. Mettiamola così perché ovviamente questo <coughs> è un tema delicato. Se, se si è consenzienti non si può giudicare, ciascuno faccia ciò ma che si, vuole. Che sta frega, dicendo. Eh? Se ovviamente c'è violenza, quello è un altro tipo ma di ma discorso, eh, eh. ci mancherebbe, la violenza va condannata senza se, senza ma nei confronti delle donne, dei bambini, degli anziani, ma, ma anche di una persona fatto. coetanea, voglio dire. Eh, sembra abbastanza, però io lo specifico perché poi eh, sembra quasi che si facciano distinzioni, sì. no? che ci sia una violenza di serie A e di serie B sì. invece, se, appunto, se si è consensienti si può fare ciò che vuole. Lei era pro o contro Amadeus con la polemica chiede, del festival ah, di Sanremo? San no, quel signore lì non mi è antipatico, certo ogni due minuti compare in televisione, stiamo parlando di Sanremo già quasi da un mese, cioè, non è ancora cominciato il festival a me mi ha già rotto. A diciamo, lei lo le guarda il festival? No me, bene, no, me ne guardo bene. Purtroppo in quei giorni non si può guardare la televisione perché è tutto Sanremo, post Sanremo, dopo festival, prima del festival, chiacchiere, giornali. Non capisco perché susciti tanto interesse questa manifestazione. O ognuno è padrone di fare quello che vuole. A me personalmente mi disgusta. Mm. Un'ultimissima cosa e poi ho qui una cosa da uh, darle, direttore. Um, ieri una notizia che riguarda sì. più l'economia, insomma, il reddito di cittadinanza. Parallelamente nella stessa giornata sono uscite due notizie che mi hanno lasciata un po' perché ho detto devo credere a uno o all'altro. Il ministro dell'economia Gualtieri che ha reso noti, insomma, i risultati del reddito di cittadinanza, sostenendo che sta aiutando l'economia. Dall'altra parte, il Fondo Monetario Internazionale, che invece parlando di una crescita italiana, purtroppo ai noi ancora molto lenta, ha detto una delle cause di questa lentezza è. È il reddito di cittadinanza che non aiuta i nuclei numerosi, quindi le famiglie che hanno maggiormente bisogno, e poi disincentiva il lavoro. Allora, a chi dobbiamo credere? Eh, naturalmente al Fondo Monetario Internazionale, perché e del ministro dell'economia ha già dimostrato di non essere un genio, no? quindi preferisco anche solo per autorevolezza supposta dare reddito al fondo monetario internazionale, poi non c'è bisogno neanche del fondo monetario, a occhio nudo si capisce che il reddito di cittadinanza è una boiata pazzesca, l'hanno dato anche a uno che, che viaggiava in Ferrari, no? ai, ai, agli spacciatori, ai fanulloni, quindi sì... Ai, c'è un piccolo aiuto a, ai, de, ai delinquenti direttore. Se non abbiamo dimenticato nulla, mi pare che abbiamo analizzato tutte le notizie. Io sto guardando su questo tavolo, sì. non vedo, non mi pare di vedere scatoline che mi eh lasciano sì. intravedere. No, perché lei. le scatoline sono tutte rotte, ormai, <ride> purtroppo. <ride> Vabbè, <ride> Quindi questo... preferirei, diciamo mh, una consegna mano a mano. Ok, però. Insomma, ancora non c'è questa cosa. Eh sì, perché è in televisione. Ah, allora però... Accensura, guardi, sì. io le consegno io una cosa. Fantastico. Intanto, guardi, questo è un invito sì. che faccio direttamente io sì. ai le fonti awards, sono gli awards delle fonti. E non so cosa siano. Eh ma infatti, io la invito perché deve venire assolutamente a sì. vedere cosa sono. Ma io le spiego sì. anche qualcosa di più. Dobbiamo fare una prova in società. Ah, questo è vero. Sì. Perché quando si Se parla vestire in modo quando adeguato, si parla di fidanzamenti, sì, matrimoni, sì. sa che voglio dire, si organizza seppur magari in modo sì, sì. non troppo pomposo, però insomma, con tavoli, la cena, i camerieri, bisogna capire un attimino come si sta in società e quindi mi piacerebbe sì. fare questa prova con lei prima di sciogliere le riserve definitivamente. Sì, questo mi sembra ragionevole. Quindi potremmo anche fare un provino prima. Possiamo fare un provino, un va provino bene. Prima. Però guardi, io sì, così, abbiamo, così le fonti e Words. A pranzo o a cena, perché la cena è sempre un po' equivoca, eh, al, sì, baretto. Al, al baretto. D'accordo, va bene, allora andiamo al baretto. E vediamo però. perché lì c'è tutto, a, a Milano un po' bene. Okay. No? Però il 5 marzo io l'aspetto mm. a Palazzo Mezzanotte, Piazza degli Affari, mm. Le Fonti e Wards. Io no, non mancherò. Bene. Fantastico. Allora, no. questo è suo. Sì, insomma, il fidanzamento è un po' diluito, ma è sempre, è sempre un tema d'attualità. Vabbè, ma almeno così, insomma, è, non, perché dopo ci si annoia subito, no? Sarà d'accordo con me? Di solito la noia subentra dopo tre anni. Mm. Tre anni no, c'è entusiasmo. Abbiamo io, tempo. Io fa tre anni, sarò al Cimitero. No, <ride> grazie. Direttore Feltri, la parola al direttore, la sentiremo anche il prossimo mese. Intanto grazie, si mi sedi fa molto piacere cinque... parlare con voi.